Siamo al minuto 90 e 30, sono 5 minuti di recupero, il Milan è sotto per 3-2. Un inizio impressionante del Liverpool, portava il Milan a difendersi, a scendere, quando al nono minuto Alexander Arnold se ne andava sulla destra e segnava il gol del gol. Viene avanti ancora il Liverpool in questo finale, attenzione, dunque avevamo detto 1-0 per il gol di Arnold. Ancora il Milan riesce a tenere la palla e poi finalmente, ma il Liverpool non demordeva, calcio di rigore per un intervento di Benasser di mano ed era Maignan a fermare il tiro di Salah e anche la ribattuta, ma il Milan usciva nel finale con il gol di Rebic, grande sacro fuoco, poi il gol di Diaz che aveva preso sulla linea. Attenzione adesso all'azione, e c'è un fallo che ha subito Daniel Maldini, viene avanti e sul 2-1 si godeva il tempo, però dopo 3 minuti il gol di Salah. Ora c'è un intervento falloso su Diaz, il Milan cerca a 4 dalla fine di recuperare, perché sul 2-2 un tiro bellissimo di Henderson metteva la palla alla destra di Maignan. Seguiamo questi ultimi, quanto manca? 3 minuti? 3 minuti di, con un calcio di punizione a favore del Milan. Attenzione, un Milan che poi nel secondo tempo aveva subito ancora un ritmo impressionante del Liverpool, ma resistevano, ragazzi, sputavano sangue. Mancano 2 minuti e mezzo. La Beffottona, speriamo, dai ragazzi, vediamo, pallone lungo, vediamo chi va, cerca di andare ancora al Liverpool, però Milan è tutto in avanti. Attenzione Maignan che è pronto a servire, no, preferisce appoggiare a Calabria, hanno sofferto tanto sulle fasce, pallone dentro, attenzione con la palla che finisce dove, adesso c'è un contropiede del Liverpool, 3 contro 2 con Curtis Jones, attenzione, ma là c'è Davide Calabria che poi allontana il pallone. Viene avanti ancora il Liverpool, generoso Milan contro una squadra impressionante. Attenzione, si alzano tutti in piedi, mi devo alzare anch'io, però orgoglioso di questi ragazzi, vi assicuro, hanno giocato contro una squadra la più forte d'Europa. Fallo? C'è un fallo ora, a quanto mancano? 2, 1 e mezzo? 1 e 20 alla fine, vediamo, mi devo alzare, scusate. C'è un calcio di punizione a favore del Liverpool. Se il Milan riuscirà a carpire la palla per l'ultimo attacco, esatto, allora vediamo, viene avanti il Milan, attenzione, aveva guadagnato metri, ultimo attacco del Milan che sta reggendo e spera adesso di portarsi avanti, lancio lungo, vediamo chi va a controllare la palla, Theo Hernandez per l'attacco, attenzione, Balotelli, ma è ancora 2 volte, non c'è, viene avanti il Milan, palla lunga, l'ultima, attenzione, Daniel Maldini cerca di recuperarla, ecco Alexander Arnold, lanciata la palla, ancora Theo Hernandez, che dentro per Diaz, viene avanti Diaz, il tiro di Diaz, alto, ultima occasione per il Milan. Ripeto, un Milan che una squadra del genere non la trova, ed è finita. Milan perde 3-2, peccato perché il gol di Henderson nel secondo tempo era una delle ultime occasioni forse. Grande partita dei ragazzi, ma contro questo Liverpool più di così non si poteva fare.